cosa dire, un primo tempo combattuto, ben giocato da entrambe le squadre, poi nel secondo tempo è venuto fuori questo Severini, insomma, che vi ha fatto molto soffrire dietro. Cosa è successo e da adesso in poi quali sono gli obiettivi per la sua squadra? Gli obiettivi rimangono sempre gli stessi. Continuiamo a giocare il campionato come abbiamo sempre giocato. È una partita, diciamo, strana perché abbiamo sprecato molti gol. Molti gol, loro sono stati bravi, bravi ad approfittarci delle occasioni che hanno avuto. Severini, tanto di capello perché è un signor giocatore. Ci siamo, diciamo, un pochettino sbilanciati per cercare di agguantare un risultato che sembrava a portata nostra, però siamo passati subito su un 4-2, ci siamo sbilanciati e questo l'abbiamo pagato caro. L'esperienza di bravura di Severini ci ha puniti severamente. In bocca al lupo per il proseguo. Grazie.